Hola, io sono Marcus Cron e questo è un tutorial sul farming dei cristalli della Towncraft. Girovagando nel nostro mondo avremo modo di trovare 6 tipi di cristalli introdotti dalla Towncraft: il Vaporous, l'Aqueous, l'Arten, il Fairy, il Viss e il Taint Crystal. Purtroppo questi cristalli sono sparsi nel mondo e sarà molto difficile averne una quantità decente per poter utilizzare appieno le funzionalità della Towncraft. Dobbiamo quindi ricorrere al farming. Prima di procedere al farming vero e proprio, dobbiamo però già possedere questi oggetti. Un Cruciver, che si crafta con un Viss Crystal, un calderone e una fornace. Almeno un tank, che si ottiene con l'Enchanted Wood, un cristallo e un pezzo di legno, e i Glass Panel. E un Thymic Infuser, che si crafta con 4 pezzi di ferro, un cristallo qualsiasi, uno slab e 3 stone. Vediamo come creare i Crystal Ore. Mettendo nei 9 slot di una crafting table 9 pezzi di uno stesso cristallo, otteniamo il corrispondente ore. E così via per tutti i tipi di cristallo. Questi ore possono essere piantati letteralmente ovunque. Purtroppo, se li rompiamo, ci restituiranno soltanto un cristallo. Anche i cristalli germogliati restituiranno soltanto un massimo di cristalli di quante sono le loro appendici, ma mai superiore ai 9. Viene da sé quindi che questo sistema attualmente è improduttivo. Ecco perché abbiamo bisogno di un Quesitum. Il Quesitum si crafta in questa maniera: una bottiglia d'inchiostro, una bottiglia vuota, una piuma, 3 pezzi d'oro e 3 pezzi di stone. Il Quesitum va posto esattamente come l'Enchantment Table nella versione vanilla, circondato da librerie, o ancora meglio, circondato da cervelli nella giara, che vedremo in un altro tutorial. Purtroppo in questo mondo ho già imparato quello che ci serve, quindi devo spostarmi in un altro mondo. Eccomi qui. Iniziamo dunque. Nel Quesitum, per funzionare, ha bisogno della carta, un materiale che aumenti il valore di ricerca, e per trovare ciò che ci interessa, del Viss Crystal. Abbiamo il 23% di successo. Alcuni oggetti vengono bruciati. E abbiamo ottenuto una pergamena, la Crystalline Bell. Impariamola. Il 45% di successo. Le librerie sono uno degli oggetti non rari che dà più valore di ricerca al Quesitum. Velocizziamo. Grazie a questa discovery possiamo ottenere il crafting dell'oggetto desiderato. La Crystalline Bell si crafta nel Thymic Infuser con un diamante e del glass. Torniamo nel nostro mondo. Eccoci qui. Craftiamo ciò che ci serve. Mettiamo il diamante ed il glass in uno dei 5 slot del Thymic Infuser. Prendiamo dell'oro da bruciare nel calderone e tiriamocelo. Questa è la barra del crafting, anzi dell'infusione. Dovrebbe manca ancora un gold, 2 agli abbondare. Abbiamo finito, abbiamo ottenuto la Crystalline Bell. Finalmente, con questo strumento, possiamo raccogliere i cristalli che hanno gemmato senza distruggere il core centrale. D'ora in avanti la nostra farm diventerà produttiva. Ogni core che produrrà gemme verrà estratto e rimarrà lì pronto a produrne delle altre. E con le gemme ottenute potremo creare nuovi core per ampliare la nostra farm ed ottenere tutti i cristalli di cui necessitiamo. Grazie per aver guardato questo tutorial. Se vi è piaciuto, condividete il video e mettete mi piace. Lasciate un vostro commento, visitate il mio canale e se volete iscrivetevi. Alla prossima!